Benvenuti a questo nuovo appuntamento di Sinistra, Galassia e Rivoluzione. Io sono Iano Troiu e oggi parleremo di avvenimenti di cui si discute poco, ma che hanno cambiato la storia dell'umanità, cioè della serie di rivoluzioni e controrivoluzioni che hanno sconvolto la Germania tra il 1918 e il 1923. Con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale andò in frantumi l'Internazionale Socialista. E i partiti socialisti di ogni paese appoggiarono le rispettive borghesie nello sforzo bellico. Anche in Germania, l'SPD, il Partito Socialdemocratico, il 4 agosto del 1914 aveva votato i crediti di guerra e i sindacati avevano siglato quella che veniva chiamata Burgfrieden, cioè diciamo tregua sociale, ovvero un accordo con i padroni e un impegno a non fare lotte, a non fare scioperi. Contrariamente a quanto si pensa, l'opposizione alla guerra cominciò quasi da subito e già nel 1915 scoppiarono i primi scioperi. Sul fronte politico, invece, l'opposizione alla guerra diventava sempre più visibile. Nel dicembre del 1914, Karl Liebknecht votò da solo contro i crediti di guerra. In agosto, in realtà, aveva votato a favore per mantenere la disciplina di partito e poi però aveva riconosciuto il suo errore. Nella terza votazione, sempre sui crediti di guerra, nel marzo del 1915, si aggiunse anche Otto Ruhle e a dicembre furono 20 i deputati socialdemocratici a votare contro. Si delinearono poi due posizioni tra chi si opponeva alla guerra, quella dei centristi, ovvero quella corrente che è a metà tra il marxismo e il riformismo. I centristi chiedevano una pace senza annessioni e di tornare allo status quo del 1914. E d'altra parte invece c'era la posizione dei rivoluzionari che volevano fermare la guerra con una rivoluzione socialista. Si formò il gruppo internazionale su iniziativa di Rosa Luxemburg e di cui facevano parte tra gli altri Karl Liebknecht, Leo Jogiches, Franz Mehring, Wilhelm Pieck e Heinrich Brandler. Anche a Brema si formò un gruppo, conosciuto come la Sinistra Radicale, intorno a Paul Frölich e al giornale Arbeiterpolitik, cioè Politica Operaia. Durante il 1916 aumentarono le manifestazioni operaie in Germania contro la guerra e Liebknecht divenne famoso per avervi partecipato in uniforme da soldato. E quando venne arrestato e condannato per questo, scoppiarono molti scioperi in suo sostegno. Il gruppo internazionale poi pubblicò la prima lettera di Spartaco con il suo programma, e da quel momento in poi furono conosciuti come gli Spartachisti. Nel gennaio del 1917 i capi della SPD espulsero tutti gli oppositori dal loro partito. A marzo sempre di quell'anno si svolse una conferenza spartachista che si dichiarò a favore di formare un partito con i centristi espulsi dall'SPD. I radicali di sinistra di Brema, invece, erano fermamente contrari a quest'unione. Ad aprile si formò il Partito Socialdemocratico Indipendente, USPD, in cui erano presenti al suo interno gli spartachisti, che ci stavano come una tendenza politica organizzata. Sempre in quell'anno, nel 1917, scoppiarono altri movimenti e altri scioperi in giro per la Germania.
Fra i marinai della flotta, in particolare, c'erano dei piccoli gruppi di marinai socialdemocratici che cominciarono a costruire un'organizzazione clandestina all'interno della flotta. Erano organizzati per comitati di navi che poi venivano coordinati da un comitato centrale clandestino e nel giro di pochi mesi arrivarono ad organizzare una rete che riuniva e comandava molte migliaia di marinai. Quando videro gli scioperi, che stavano scoppiando in quell'anno, decisero di fare una manifestazione a Wilhelmshaven ad agosto. Questa manifestazione però venne schiacciata dalla polizia, dalla repressione, ci furono diverse condanne a morte e l'organizzazione venne decapitata e quindi sciolta. Comunque, in base a questi avvenimenti, soprattutto in base a questo ammutinamento della flotta tedesca, Lenin scrisse nel suo articolo Una svolta nella politica mondiale che giunse alla conclusione che la rivoluzione internazionale si stava avvicinando. Come sappiamo, nell'ottobre di quell'anno, ottobre-novembre, i bolscevichi presero il potere in Russia, però un avvenimento che loro aspettavano, cioè la rivoluzione in Germania, ancora non era scoppiata. A gennaio del 1918, scoppiò un altro movimento di scioperi a Berlino. Era guidato da una rete di attivisti nelle fabbriche che si era formato in quei mesi, che si chiamavano i delegati rivoluzionari. Erano molte centinaia, presenti capillarmente in tutte le aziende, in tutte le fabbriche di Berlino, e potevano, con il passaparola, mobilitare centinaia di migliaia di operai e portarli allo sciopero. Era quindi un movimento in contrapposizione alla socialdemocrazia ufficiale che in quel momento appunto seguiva ancora questa una politica di unità nazionale e di assolutamente evitare qualsiasi tipo di scioperi. Il movimento quindi di gennaio del 1918 rientrò e quindi i bolscevichi che in quel periodo stavano facendo le trattative di pace con la Germania, con lo Stato Maggiore tedesco e la tiravano per le lunghe aspettando lo scoppio della rivoluzione in Germania, alla fine si videro costretti a marzo del 1918 a siglare un pesante accordo che era la pace di Brest-Litovsk. Dopodiché, firmata la pace e quindi stabilite relazioni diplomatiche fra la Germania e la Russia sovietica, il bolscevico Joffe fu mandato come ambasciatore a Berlino e l'ambasciata sovietica, a Berlino aiutava in ogni modo legale ed illegale l'attività dei rivoluzionari tedeschi. Dopo molti mesi a seguito della rivoluzione d'ottobre, perché appunto le notizie circolavano con altra velocità rispetto ad oggi, comunque anche in Germania arrivarono notizie della rivoluzione russa e questo ebbe un impatto fortissimo su tutta la popolazione. Il popolo tedesco infatti non ne poteva più della guerra, soprattutto per la carenza di cibo e anche di carbone per riscaldarsi e l'idea di dover passare un altro inverno di guerra era un'idea insopportabile per la grande maggioranza della popolazione. Anche in Austria, diciamo, nell'impero austro-ungarico, la situazione era diventata esplosiva. Infatti, gli austriaci erano quelli che durante le trattative di pace a Brest-Litovsk erano quelli che premevano di più per fare una pace subito. A settembre il fronte dei Balcani collassa,
L'esercito tedesco e l'esercito austriaco in quella regione, in quelle nazioni, letteralmente si squagliano come neve al sole. Arrivavano sempre più notizie da parte di ufficiali allo Stato Maggiore che riportavano insubordinazione, ammutinamenti e in sostanza il fatto che i soldati non volevano più combattere. A questo punto, per cercare di evitare una rivoluzione in Germania, il 3 ottobre viene nominato come capo del governo il principe Maximilian von Baden. Lui era conosciuto, faceva parte sicuramente delle famiglie regnanti, però comunque era conosciuto come una persona abbastanza liberale e formò un governo in cui la maggioranza dei ministri erano socialdemocratici. E quindi questa era la prima volta nella storia in cui dei socialdemocratici entrano come ministri al governo della Germania e guarda caso c'entrano proprio in un governo il cui scopo era quello di salvare la monarchia e salvare l'ordine di cose esistenti. Nel frattempo, nella flotta si era riformata nuovamente una rete di comitati clandestini che organizzavano i marinai. E il 24 ottobre viene dato un ordine alla flotta di salpare verso, diciamo, il mare del nord per un'ultima battaglia per salvare l'onore della flotta. Era chiaro a tutti che quella battaglia non serviva assolutamente a niente da un punto di vista militare e che era semplicemente una missione suicida. I marinai capiscono questo, si rifiutano di levare le ancore, si rifiutano di salpare in più casi e tra il 28 e il 30 ottobre il terzo squadrone a Wilhelmshaven si ammutina e si ribella ai propri ufficiali. I marinai di questo squadrone vengono arrestati e con un'altra nave vengono portati in un'altra città portuale più grande che è Kiel. A Kiel, la notte del 1 novembre, i marinai di quella città si riuniscono nella sede dei sindacati e stilano un programma e decidono di manifestare per chiedere il rilascio dei marinai arrestati. Questi marinai creano quindi dei legami politici con l'USPD, il Partito Socialdemocratico Indipendente, e con i sindacati. Il pomeriggio del 3 novembre migliaia di marinai e di operai manifestano a Kiel chiedendo pane e pace, quindi legando le rivendicazioni sia dei marinai che degli operai. La polizia spara sui manifestanti e ci furono 7 morti e 29 feriti, e però alcuni manifestanti risposero anche al fuoco. Il giorno dopo, il 4 novembre, si tiene una manifestazione ancora più grande e questa volta si rivoltano tutti i marinai della città, del porto e anche i soldati che erano stati mandati là per mantenere l'ordine passano dalla parte dei rivoltosi. A fine giornata la città di Kiel è completamente in mano ai manifestanti. La sera viene formato sul il consiglio, quindi come in Russia c'erano i Soviet, anche in Germania vengono formati dei consigli e a Kiel viene formato il consiglio dei marinai e degli operai. Questo consiglio controlla praticamente la città, controlla l'ordine pubblico, controlla l'ingresso e l'uscita dalla città e controlla la distribuzione del cibo, dei viveri, eccetera, eccetera. Quella notte Noske, che era uno dei capi della socialdemocrazia ufficiale, arriva a Kiel per riportare l'ordine e per
diciamo, per riportare la calma. Con sua sorpresa viene accolto in maniera festosa, viene visto come un rappresentante della sinistra e quindi dalla parte dei rivoluzionari e viene eletto come capo del consiglio dei marinai e dei soldati. Lo scopo di Noske diventa subito quello, visto che non poteva chiedere lo scioglimento del consiglio, perché sarebbe stato cacciato con una richiesta del genere, adotta una tattica che poi vedremo in futuro sarà quella sempre della socialdemocrazia, ovvero lavorare all'interno del consiglio per ridurne il suo potere. Malgrado questo, però, non poté impedire il dilagare della rivolta. E a partire dal giorno dopo, delegati dei marinai cominciarono a partire verso tutte le altre città per chiedere solidarietà e per incitare alla rivolta. Il 7 novembre tutte le città costiere si sono rivoltate. A Monaco di Baviera viene formato il Consiglio degli Operai e dei Soldati che costringe il re di Baviera ad abdicare. E quindi affine il regno di Baviera. E in maniera simile, nel giro di 2 settimane, tutti i regni e i principati tedeschi che formavano l'impero tedesco verranno aboliti. Il 7 novembre, Ebert, capo della socialdemocrazia, scrive al capo del governo, al principe Maximilian, queste parole: "Se l'imperatore non abdica, la rivoluzione sociale è inevitabile, ma io non la voglio, anzi la odio." Quindi vediamo come i socialdemocratici si rendevano conto della situazione e cercavano di far capire allo Stato verso che cosa si andava incontro e che era meglio mettere in campo delle riforme o comunque dei cambiamenti, anche se di facciata, piuttosto che rischiare una rivoluzione. Lì a Berlino gli spartachisti e i socialdemocratici indipendenti dell'USPD cominciano a ragionare, a preparare una rivolta. Viene fissato la data dell'11 come data per l'insurrezione, ma verranno sorpresi dagli avvenimenti. Infatti, il 9 novembre l'imperatore abdica e fugge in Olanda e i berlinesi riempiono le strade. 100 delegati rivoluzionari, quelli che avevamo visto prima, che erano organizzati capillarmente in tutte le fabbriche di Berlino, 100 di loro occupano il Reichstag e formano un parlamento rivoluzionario. Quello stesso giorno Ebert proclama la Repubblica. Dal balcone del Palazzo Reale, invece, Liebknecht proclama la Repubblica Socialista. Quella notte si formò un governo di coalizione SPD-USPD, quindi con ministri della socialdemocrazia ufficiale e con 3 ministri dei socialdemocratici indipendenti. E questo governo diceva di esercitare il potere su mandato dei consigli operai. Come primo ministro venne nominato il socialdemocratico Ebert. E quindi vediamo come, anche se la socialdemocrazia aveva sostenuto la guerra e si era opposta alla rivoluzione, adesso si trovava a capo del movimento. Domenica 10 novembre viene eletto il comitato centrale dei consigli, di questi consigli di operai e di soldati che si erano formati in tutti i quartieri di Berlino. Viene eletto un comitato centrale quindi, e però i delegati rivoluzionari che erano contro la socialdemocrazia vengono messi in minoranza. In che modo? Con delle manovre, infatti, la socialdemocrazia ufficiale si appoggiava sui soldati e sui marinai
che politicamente erano più arretrati degli operai e in questo modo riesce a guadagnare la maggioranza e a mettere in minoranza i delegati rivoluzionari. Malgrado questo, comunque i consigli continuano a esistere, continuano a funzionare e si crea un dualismo di potere, soprattutto nelle fabbriche. Infatti, nelle fabbriche i comitati operai impongono la giornata lavorativa di 8 ore e hanno un potere praticamente decisionale su quasi tutta la gestione delle aziende. All'interno dei consigli, comunque, l'SPD continua a fare un lavoro costante affinché i consigli cedano i loro poteri al governo e alle autorità. E quindi, lavorando nei consigli e basandosi sugli elementi meno coscienti, cioè i soldati, e anche con manovre di ogni tipo, i socialdemocratici riuscivano a prendere la maggioranza anche fuori da Berlino in un consiglio dopo l'altro. In questo modo, ci si preparava a far sì che si organizzasse una conferenza nazionale dei consigli da tenere a Berlino a dicembre e la socialdemocrazia voleva che questa conferenza nazionale servisse a ratificare la sua politica, ovvero la convocazione di un'assemblea costituente per istituire una repubblica parlamentare. E però ovviamente basata sulla democrazia borghese e quindi sulla salvaguardia del capitalismo. Contrari a questi, ovviamente c'erano gli spartachisti, che avevano una grande influenza, soprattutto tra gli operai, anche in settori, in certi settori di marinai e di soldati. Ma malgrado la loro influenza, non erano un partito organizzato come i bolscevichi. E infatti si ritrovarono praticamente fuori dal dibattito che c'era nei consigli. Per la conferenza nazionale di Berlino avevano solamente 10 delegati su un totale di 489. Vista questa situazione, allora la loro tattica fu quella di cercare di influenzare la conferenza dall'esterno. Gli spartachisti organizzarono insieme ai delegati rivoluzionari una manifestazione enorme con più di 250.000 persone che chiedeva per le strade di Berlino, che chiedeva la proclamazione della Repubblica Socialista, tutto il potere agli operai e ai soldati, l'esercizio del potere governativo da parte di un esecutivo eletto dai consigli, le dimissioni del governo Ebert, delle misure per epurare e disarmare i controrivoluzionari, chiedevano inoltre di armare i lavoratori e di fare un appello ai lavoratori di tutto il mondo per costruire i loro consigli e portare avanti la rivoluzione mondiale. Malgrado questo, malgrado questa manifestazione, comunque la conferenza adottò la linea della SPD, si pronunciò a favore dell'assemblea costituente e dichiarò sciolti i consigli degli operai e dei soldati. Pochi giorni dopo, il 6 dicembre, alcuni settori dei militari tentarono un colpo di Stato. Questo colpo di Stato fallì, però diciamo che cominciavano già le avvisaglie di quello che si stava preparando. Uno dei corpi che non aveva appoggiato i golpisti e che era rimasto fedele alla rivoluzione era una forza che si chiamava la Volksmarine Division, cioè la divisione dei marinai del popolo. Era un distaccamento, un contingente di marinai che erano arrivati a Berlino, si erano installati nelle stalle reali,
ed erano appunto visti come l'avanguardia dei marinai rossi in città. E proprio per questo, dopo a metà dicembre, Ebert, il primo ministro, chiede lo scioglimento di questo contingente. Ovviamente i marinai si rifiutano ed Ebert manda l'esercito. Ci fu un vero e proprio assedio, le stalle vennero circondate dall'esercito e vennero anche sottoposti a colpi di cannone da parte dell'esercito. Dopodiché avvenne una cosa abbastanza inaspettata, e cioè la popolazione, se il popolo di Berlino ha avuto notizia di quello che stava succedendo, scese per le strade e a loro volta accerchiarono l'esercito, gli assedianti, e li costrinsero a ritirarsi e quindi a lasciare in pace i marinai rivoluzionari. Ovviamente tutto questo costò diverse vite, fece molta impressione. Questi avvenimenti, in particolare nei settori più a sinistra, di Berlino, e in seguito a questa crisi, l'USPD, i socialdemocratici indipendenti, uscirono, dal governo. E questo episodio però sottolineò anche, alcuni fatti importanti. Ed erano il fatto che i marinai, anche se erano fedeli alla rivoluzione, comunque non si sentivano dalla parte degli spartachisti, e soprattutto che la rivoluzione non aveva una guida e che tutti questi avvenimenti, quello che facevano i marinai, quello che faceva la popolazione in loro difesa, avveniva in maniera spontanea e non coordinata. Parallelamente, sul piano politico, il 30 e il 31 dicembre, gli spartachisti, insieme ai radicali di sinistra di Brema, fondarono il Partito Comunista di Germania, il KPD. Durante il congresso, Paul Levi, a nome della centrale spartachista, spiegò il carattere borghese e controrivoluzionario dell'Assemblea Costituente, ma che nonostante questo bisognava partecipare alle elezioni per l'Assemblea per avere un mezzo per poter fare propaganda fra le masse. Il congresso comunista si spaccò e l'ultrasinistra, che era formata sia da elementi spartachisti che dai radicali di Brema, presero la maggioranza. E Rosa Luxemburg e Leo Jogiches ne rimasero amareggiati, infatti assistevano a interventi da parte dell'ultrasinistra che, oltre al boicottaggio delle elezioni, ripetevano degli slogan come "nessun compromesso" e "fuori dai sindacati". Liebknecht e altri spartachisti invitarono i delegati rivoluzionari ad entrare nel nuovo Partito Comunista, ma i delegati rivoluzionari posero delle condizioni, prima fra tutti la rinuncia al boicottaggio delle elezioni. E purtroppo queste condizioni erano inaccettabili per la maggioranza estremista del congresso, e quindi gli inviti si risolsero con nulla di fatto e i delegati rivoluzionari non entrarono nel Partito Comunista. Questo fu senza dubbio il più grande fallimento del congresso, cioè l'aver perso un movimento con migliaia di delegati nelle fabbriche che ammiravano la rivoluzione russa e volevano una repubblica dei consigli in Germania. Contemporaneamente, in quei giorni, in quelle settimane,
La stampa borghese e il giornale socialdemocratico, il Forwards, facevano una campagna contro gli spartachisti in cui in alcuni articoli chiedevano molto chiaramente di mettere a morte i capi degli spartachisti. Quindi ci furono tutta una serie, il clima si stava scaldando, continuavano le provocazioni e l'ennesima provocazione verso la guerra civile avvenne il 4 gennaio del 1919, quando cioè il governo di Ebert chiese le dimissioni e decise di rimuovere Eichhorn. Eichhorn era un rivoluzionario che stava, dopo la rivoluzione di novembre, si era ritrovato a capo della polizia di Berlino. Quindi deteneva uno dei punti chiave, diciamo, del potere a Berlino. Eichhorn ovviamente si rifiutò di dimettersi e di andarsene. E anzi, lui, insieme ai delegati rivoluzionari, ai socialdemocratici indipendenti e al Partito Comunista, convocano una manifestazione per domenica 5. E quella domenica loro stessi rimasero sorpresi dell'enorme partecipazione. Ci fu una manifestazione enorme con centinaia di migliaia di persone, di operai e di soldati, fra cui anche tanti che facevano parte, diciamo, della base della socialdemocrazia ufficiale. Fu una giornata convulsa, ci furono scaramucce e diversi gruppi di manifestanti andarono ad occupare, le sedi dei giornali, sia dei giornali borghesi ma anche del Forwards. Si era così creata in maniera spontanea e incontrollata, un'insurrezione. E venne formato un comitato rivoluzionario clandestino di cui facevano parte appunto il Partito Comunista, i delegati rivoluzionari e i socialdemocratici indipendenti. Era però un comitato rivoluzionario diviso su tutto, che si perdeva in infinite discussioni e che durante tutta la sua esistenza non riuscirà a dare una sola indicazione chiara ai rivoltosi. Liebknecht era per il rovesciamento del governo, mentre Rosa Luxemburg pensava che la rivolta in quel momento fosse una catastrofe. Poche ore, dopo, insomma, in quelle giornate si capì che che i marinai non stavano con la controrivoluzione, però, quindi non stavano con il governo, però non stavano neanche appoggiando attivamente la rivolta. E a un certo punto l'USPD, i socialdemocratici indipendenti, chiesero dei colloqui, delle trattative con Ebert, e in base a questa richiesta i comunisti si dimettono dal comitato rivoluzionario. Quindi i rivoltosi si ritrovano senza coordinamento, senza indicazione e arrivano i Freikorps, i corpi franchi, ovvero delle truppe scelte alla fine di controrivoluzionari, che attaccheranno i rivoluzionari un quartiere alla volta, isolandoli e schiacciandoli e sopprimendo quindi questa settimana insurrezionale con migliaia di morti. E il 15 gennaio verranno anche catturati ed uccisi Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht. Quindi vediamo come la situazione
A Berlino, come ha scritto, ha detto Pierre Berouet, era stata simile alla situazione che c'era durante le giornate di luglio a Pietrogrado nel 1917. Gli operai vedevano che la rivoluzione è in pericolo, e volevano agire, volevano fare qualcosa per difendere la rivoluzione, ma non avevano né l'organizzazione né una strategia per poter fare questo. Il copione di Berlino si ripeté in molte altre zone, nella Ruhr, a Brema, Amburgo, eccetera. Ovunque i lavoratori rispondevano in modo spontaneo con lo sciopero generale e con le armi agli attacchi e alle provocazioni del governo, ma una zona alla volta, senza coordinamento con le altre, veniva schiacciata. Alla fine, oltre alla sanguinosa sconfitta degli operai berlinesi, si aggiungeva la decapitazione del Partito Comunista, che tra gennaio ed aprile perdeva Liebknecht, Luxemburg, Jogiches, Levinet, Merik e Knief. Il 19 gennaio si tennero le elezioni per l'Assemblea Costituente e il fallimento della politica estremista del Partito Comunista era chiaro a tutti. 36 milioni di persone, ovvero l'83%, avevano votato, un risultato che non verrà mai eguagliato e che mostra come la parola d'ordine del boicottaggio dei comunisti non aveva convinto quasi nessuno. L'SPD e l'USPD insieme raccolsero il 46% dei voti. Paul Levy, divenne il segretario del Partito Comunista. Lui, insieme a Heinrich Brandler, che era il capo del Partito Comunista nell'unica città dove questo aveva una base di massa, cioè Chemnitz, dove aveva 10.000 membri. Quindi Paul Levy, Brandler e Clara Zetkin criticavano il fatto che il loro partito fosse rimasto tagliato fuori dalle masse che seguivano l'USPD. Criticavano il fatto che avesse una linea estremista, cioè il boicottaggio delle elezioni, e anche una linea avventurista che addirittura prendeva a modello quella che era stata l'insurrezione sconfitta di gennaio. A febbraio del 1919 i consigli operai ritornarono a una nuova attività e ricominciavano a chiedere che le rivendicazioni di novembre venissero messe in pratica. E anche i soldati facevano lo stesso, vedendo lo strapotere dei Freikorps in città. A fine febbraio, l'Assemblea generale dei consigli operai e dei soldati approva una risoluzione che chiede la fine dello stato d'assedio, lo scioglimento dei Freikorps e la socializzazione dell'industria. Questa risoluzione venne approvata a larga maggioranza, inclusi membri della socialdemocrazia ufficiale. Quindi vediamo che opportunità c'erano con una diversa politica, diversa da quella del Partito Comunista, che anche in questo caso rimane fuori da tutti questi processi. Il governo invece risponde con un'ulteriore provocazione, prolungando e inasprendo lo stato d'assedio. Di fronte a questa provocazione, dal 3 marzo scoppia lo sciopero generale a Berlino, che però anche questo verrà schiacciato e represso con più di 2.000 morti. Passato il periodo degli scontri, tornò una temporanea calma e quindi diventò chiaro che
semplicemente denunciare i tradimenti della socialdemocrazia non bastava per portare le masse dalla propria parte. Però, invece di capirlo e di ragionare su una strategia per costruire l'egemonia fra i lavoratori, anche quelli che seguivano la socialdemocrazia, gli estremisti del Partito Comunista giunsero a conclusioni opposte, ovvero, visto che le masse non si muovono, ci vuole più azione diretta per spingerle verso la rivoluzione. Questo atteggiamento, che più che una linea politica era un sentimento, affliggerà il movimento comunista e non solo in Germania per molto tempo. In cerca di scorciatoie verso la rivoluzione e di soluzioni facili, gli estremisti arrivarono presto a delle conclusioni che erano lontane dalla politica bolscevica. Per esempio, visto che i sindacati erano venduti, allora bisognava fare delle nuove unioni operaie che assolvessero sia ai compiti del sindacato che ai compiti del partito politico, cioè la stessa idea che in altri paesi si chiamava sindacalismo rivoluzionario. Quindi vediamo come, anche se con parole nuove, gli estremisti stavano tornando sulle vecchie posizioni anarchiche contro le quali si era battuto il marxismo durante l'Ottocento. Ad agosto si svolse un'assemblea dei consigli di fabbrica di Berlino, ai quali dove la SPD ormai non partecipava da tempo, e in quell'assemblea i sindacalisti dell'USPD proposero di rendere rivoluzionari i sindacati. I membri del Partito Comunista invece fecero una denuncia dei tradimenti e abbandonarono la riunione. Quindi vediamo come le occasioni perse, si moltiplicavano. Lenin cercava in tutti i modi di evitare una scissione all'interno del Partito Comunista tedesco. Per Lenin, anche se Levi aveva ragione, l'estremismo dell'ala sinistra del KPD era un segno di inesperienza e bisognava cercare di superarlo con la discussione. Nel frattempo, invece, nell'USPD, come sempre avviene nella storia, la politica centrista andava in crisi. E quindi all'interno del Partito Socialdemocratico Indipendente si formavano due ali, una destra e che andava verso la socialdemocrazia ufficiale, e una sinistra invece che chiedeva l'adesione all'internazionale comunista. Nel 1920 il risentimento degli ufficiali contro le clausole umilianti del Trattato di Versailles portò ad un colpo di Stato, il cosiddetto putsch, del generale von Luttwitz, che nel giro di un giorno, il 13 marzo del 1920, con una certa facilità prese il potere a Berlino, senza opposizioni da parte né della polizia né dell'esercito, e mise al governo un funzionario di destra, Kapp, tant'è che questo colpo di Stato divenne noto come il Putsch di Kapp. In seguito a questo, il governo ufficiale scappava a Stoccarda. E però sia l'SPD che l'USPD
facevano appello allo sciopero generale contro i golpisti. Si formarono due comitati centrali di sciopero, quello della SPD e dei sindacati nazionali era per difendere il governo della Repubblica, mentre il comitato della USPD e dei sindacati di Berlino era contro la dittatura e per il socialismo, e quindi non era per la difesa del governo di Ebert. Con Paul Levi, che però era stato arrestato e si trovava in carcere, il Partito Comunista assunse di nuovo una posizione estremista, ma anche di passività, e cioè che l'unica risposta da parte degli operai poteva essere la lotta per il potere, ma visto che ciò era prematuro, non bisognava intraprenderla. Gli operai tedeschi però non stettero con le mani in mano e risposero con lo sciopero generale. Già il giorno dopo, e quindi già il 14 marzo, a Berlino non girano più tram, non c'è più acqua, non c'è più luce e non c'è più gas. Ovunque scoppiarono scontri tra operai e truppe. In molte zone i lavoratori prendevano con le armi il controllo delle città e arrestavano gli ufficiali. Da quasi tutti questi avvenimenti il Partito Comunista era tagliato fuori, con un'eccezione a Chemnitz, dove i comunisti guidati da Brandler mettevano su una milizia operaia e un comitato d'azione formato da tutti i sindacati e i partiti operai. Nel bacino minerario della Ruhr, a ovest, quindi, si andò oltre con la formazione di un esercito rosso di 2000 persone che andò in soccorso dei minatori e attaccò i Freikorps. Il 17 marzo il colpo di Stato era già sconfitto e Kapp stava scappando. Lo sciopero generale però continuava e in una città dopo l'altra c'erano insurrezioni e distribuzioni di armi ai lavoratori. C'era quindi il rischio che l'esercito ora fosse usato contro quei lavoratori che avevano evitato la dittatura. In questa situazione, Leghien, che era il capo dei sindacati, propose la formazione di un governo operaio, formato quindi dai partiti dei lavoratori, incluso il Partito Comunista, e dai sindacati. Il Partito Comunista alla fine fece una dichiarazione in cui diceva che non sarebbe entrata nel governo operaio, ma che di fronte a questo avrebbe fatto una opposizione legale. Infine, i sindacati, ottenute promesse dal governo ufficiale sul disarmo dei controrivoluzionari e la liberazione degli operai arrestati, i sindacati diedero ordine di tornare al lavoro. Ovviamente, la lettura e le lezioni di questi episodi furono diversi. Ci fu una scissione, la sinistra del Partito Comunista uscì per formare il Partito Comunista Operaio Tedesco e di lì a poco ci furono nuovamente delle elezioni in cui la socialdemocrazia ufficiale dimezzava i voti, passando da 12 a 6 milioni di voti. L'USPD, la socialdemocrazia indipendente, lì più che raddoppiava, passando da 2,3 a 5 milioni di voti, e il Partito Comunista raccoglieva quasi 600 mila voti. Il colpo di Stato di Kapp diventò argomento di riflessione e di polemica per tutta l'internazionale comunista.
comunista. Secondo Radek, la giusta tendenza della centrale del Partito Comunista contro l'avventurismo si era spinta troppo avanti, fino a diventare passività. Bela Kun, invece, interpretò questo episodio come una prova che la rivoluzione in Occidente marciava spedita e che il Partito Comunista si era lasciato sorprendere. Sempre Bela Kun si scagliò contro l'ipotesi del governo operaio. Anche Lenin intervenne e scrisse un libro molto importante, L'estremismo, malattia infantile del comunismo, in cui si rivolgeva non solo ai comunisti tedeschi, ma anche a quelli inglesi, olandesi e altri. E aggiunse anche che la formulazione di Levi dell'opposizione legale al governo operaio, questa formulazione era sbagliata nella forma, ma giusta nella sostanza, cioè bisognava avere una tattica per avvicinare quei milioni di operai che stavano passando dalla socialdemocrazia alla socialdemocrazia indipendente e che stavano passando dalla destra della socialdemocrazia indipendente alla sua sinistra interna. Per mesi l'Internazionale Comunista fece una campagna verso l'USPD. Infatti, malgrado il congresso dell'USPD avesse deciso l'avvicinamento all'Internazionale Comunista, una parte dei suoi capi tergiversava e sabotava questo processo. Finché al congresso di Halle, dal 12 al 17 ottobre del 1920, la sinistra dell'USPD prese la maggioranza e accettò le famose 21 condizioni per l'adesione all'Internazionale Comunista. 2 mesi più tardi ci sarà il congresso di fusione con il Partito Comunista per dare vita al Partito Comunista Unificato di Germania. Alla fine del 1920, però, dopo l'esperienza tedesca, quella ungherese, quella del Biennio Rosso in Italia e in altri paesi, Lenin arrivò alla conclusione che la fase era cambiata e la presa del potere non era più un compito immediato nell'Europa occidentale. Viceversa, l'idea che bisognava forzare la situazione non era presente solo fra i comunisti di sinistra tedeschi. Con diverse sfumature si presentava in diversi paesi, inclusa la Russia, spesso con il nome di teoria dell'offensiva rivoluzionaria. Bela Kun, che era stato mandato dall'Internazionale in Germania per aiutare i comunisti, si rifaceva proprio a quest'idea. A metà marzo, del 1921, mentre Bela Kun tentava di convincere i dirigenti comunisti a spingere per trasformare gli scioperi economici, che erano sempre più frequenti, spingeva per trasformarli in insurrezioni, in quei giorni arrivò una notizia completamente inattesa, cioè il governo stava mandando la polizia e l'esercito per risanare la situazione nella Germania centrale, dove i lavoratori in pratica controllavano le fabbriche e le miniere. Quindi gli avvenimenti sembravano dare ragione a Bela Kun e tutti, anche i più scettici, si erano convinti che bisognava proclamare lo sciopero generale e iniziare i combattimenti.
E quindi cominciarono i preparativi, poi messi in pratica, per quella che sarà conosciuta come l'azione di marzo. Tuttavia, l'azione di marzo sarà un totale insuccesso. Nella Germania centrale poche fabbriche scioperarono e nel resto della Germania quasi nessuna. Malgrado questo, alcuni gruppetti di comunisti ingaggiarono per giorni una guerriglia urbana con l'esercito e alla fine, solo il 1º aprile, il Partito Comunista ammetterà la sconfitta dando l'ordine di tornare al lavoro. Questa azione di marzo ebbe gravi conseguenze sul movimento comunista in Germania. Il Comitato Centrale del Partito Comunista trovò delle giustificazioni a posteriori sul fatto che un partito comunista non può stare sulla difensiva, ma deve attaccare. Al terzo congresso dell'Internazionale Comunista, a giugno-luglio del 21, Lenin e Trotsky arrivarono con l'obiettivo di evitare nuove scissioni nel Partito Comunista Tedesco e anche nell'Internazionale, senza però far passare questa teoria dell'offensiva. Lenin attaccò duramente e con sarcasmo questa cosiddetta teoria e soprattutto la sua applicazione in Germania. Lenin diceva che di fronte alle provocazioni poliziesche, i comunisti tedeschi, invece di mobilitare gli operai in una lotta difensiva, erano passati all'offensiva, diventando loro e non il governo o la polizia gli aggressori. Vennero quindi approvate delle risoluzioni rispetto a questo, ma nel Partito Comunista le risoluzioni di Mosca non ebbero concretamente la presa sperata. E la convinzione che la Germania fosse nel pieno di una crisi costantemente riaccendeva le idee e le faceva rinascere le idee estremiste. Ciò alla fine portò all'uscita di diversi dirigenti che invece confluirono in quello che era rimasto della socialdemocrazia indipendente. A inizio del 1922 il comitato esecutivo allargato del Comintern approvò la linea del fronte unico, ovvero, secondo questa linea, i partiti comunisti, mantenendo l'indipendenza politica e la libertà di critica, dovevano proporre l'unità d'azione ai riformisti su di un programma in difesa della classe lavoratrice. Disarmo dei razionari, difesa dei sindacati, lotta contro la disoccupazione e in difesa dei sindacati. Il Partito Comunista Tedesco si impegnò su questa linea, che diede presto i suoi frutti. Con la ripresa degli scioperi economici, rinasceva il movimento dei consigli di fabbrica, nel quale l'influenza dei comunisti cresceva sempre di più. Contemporaneamente, il mancato pagamento delle riparazioni di guerra da parte della Germania portò all'occupazione della Ruhr da parte dell'esercito francese. Il governo Kuno, che era composto da partiti borghesi e dalla socialdemocrazia, fece appello alla resistenza passiva. L'estrema destra invece si mobilitava con una campagna nazionalista. Il Partito Comunista invece chiamava gli operai a lottare sia contro l'occupante francese che contro il padronato tedesco che voleva solo difendere i suoi profitti. La miseria dovuta alla crisi e che veniva aggravata dall'occupazione francese spingeva gli operai della Ruhr a scioperi e scontri, ma erano isolati sia dal resto della Germania che anche dal resto dell'Europa. Nel frattempo,
in Sassonia era caduto il governo socialdemocratico e il Partito Comunista in quella regione iniziava una campagna per un governo operaio in Sassonia. Una campagna che ebbe un grande successo e grazie a questo la SPD iniziò delle trattative con il Partito Comunista, che pose queste condizioni come programma di governo: armamento degli operai, controllo dei comitati di fabbrica su tutte le attività, scioglimento del Parlamento regionale e convocazione di un congresso dei comitati di fabbrica. Alla fine, l'accordo tra i due partiti, l'accordo che fu raggiunto prevedeva la creazione di organismi di difesa operaia, una rappresentanza consultiva dei comitati di fabbrica e l'amnistia per i prigionieri politici. Il 21 marzo 1923 si insediava Zeigner, che era della sinistra interna della socialdemocrazia, e nasceva il primo governo socialdemocratico, anche se regionale, che era sostenuto da un partito comunista. Mentre Lenin era colpito dal terzo attacco ed usciva dalla scena politica, l'esecutivo dell'Internazionale Comunista lavorava su due fronti per tenere unito il Partito Comunista tedesco. Da una parte prese posizione contro la politica avventurista degli estremisti che spingevano per occupare le fabbriche nella Ruhr. Ciò era prematuro, fin tanto che non c'era un movimento nel resto della Germania. D'altra parte, criticò anche le formulazioni del Partito Comunista rispetto alla possibilità di usare gli strumenti dello Stato borghese nella lotta per il governo operaio. L'Internazionale Comunista quindi si lamentava anche del fatto che il Partito Comunista tedesco non fosse riuscito a fare una lotta nazionale e non solo in Sassonia per il governo operaio. Durante il 1923 la crisi economica in Germania assunse dei tratti durissimi, con l'inflazione che a novembre arriverà al 30.000%. Contemporaneamente la minaccia fascista cresceva nel sud del paese. Anche se i nazisti non avevano appoggio fra la classe lavoratrice, riscuotevano successo nella piccola borghesia e avevano un'organizzazione paramilitare e disponevano anche di grossi finanziamenti da parte degli industriali. La politica del fronte unico contro il fascismo era quindi una necessità vitale per il proletariato tedesco. Intanto gli scioperi spontanei aumentavano sempre di più, si allargavano e vincevano, e sempre di più aumentava quindi l'autorità del rinato Comitato Nazionale dei Consigli di Fabbrica. A tutti era chiaro che si stava andando verso una crisi decisiva. Il governo Kuno era in bancarotta. Francia e Belgio occupavano la Renania. In Baviera un governo di estrema destra, appoggiato da un pezzo dell'esercito, minacciava la secessione. Si andava quindi verso uno scontro decisivo. Brandler, segretario del Partito Comunista, lanciò quindi l'appello per una giornata antifascista per il 29 luglio. Molti sindacalisti e anche molti non comunisti vi aderirono. Quindi si vedeva che questa giornata sarebbe stata un grande successo. Il governo però vietò tutte le manifestazioni per quel giorno e il Partito Comunista si trovò indeciso se piegarsi o correre il rischio di cadere nella provocazione e nella repressione. L'Internazionale Comunista, senza Lenin, era divisa.
Per Zinoviev e Bukharin bisognava scavalcare il divieto. Per Stalin, invece, non solo non bisognava rompere il divieto, ma in generale i comunisti tedeschi non dovevano porsi l'obiettivo di prendere il potere. Alla fine, Radek telegrafò a Brandler dicendo: l'internazionale comunista teme una trappola. Quindi le manifestazioni all'aperto, i cortei non ci furono e la giornata antifascista si svolse in luoghi al chiuso. Vennero tenute assemblee in tutta le città della Germania con una partecipazione enorme. Poi, a inizio agosto, un'assemblea di 2000 delegati operai diede il via a uno sciopero generale che in pochi giorni fece cadere il governo Kuno. In sempre più città gli operai si armavano e formavano le centurie proletarie, che arrivarono a contare più di 50.000 uomini. Quindi vediamo come lo sciopero e la mobilitazione sul terreno economico si stava trasferendo sul terreno politico e poneva le basi per la possibilità di una vera e propria insurrezione. Quindi l'internazionale comunista capì che la rivoluzione bussava alle porte della Germania. Su questo Trotsky e Zinoviev erano d'accordo. Tuttavia, Zinoviev e l'esecutivo dell'internazionale comunista non avevano ancora mai discusso seriamente dei preparativi per l'insurrezione in Germania. Comunque il clima a Mosca era euforico. Si sentiva che stava arrivando quello che da tanto tempo si aspettava, cioè la rivoluzione tedesca come inizio della rivoluzione mondiale che avrebbe rotto l'isolamento dell'Unione Sovietica. Le strade di Mosca erano tappezzate di manifesti che invitavano i giovani a imparare il tedesco. Venne creata una riserva di grano e di oro per aiutare la Germania rivoluzionaria. Quindi l'Unione Sovietica letteralmente si toglieva il pane dalla bocca per darlo a una nuova Germania rivoluzionaria. Rimaneva però un problema fondamentale. L'azione del Partito Comunista Tedesco era incentrata sulla Sassonia e sulla Turingia, dove sostenevano i governi operai, mentre mancava una strategia per la presa del potere nel resto della Germania. Trotsky spiegò con queste parole che per vincere i dirigenti tedeschi devono munirsi di un piano serio e rigoroso per la presa del potere. Il Partito Comunista non può prendere il potere sfruttando un movimento rivoluzionario dalle retrovie, ma solo assumendo la guida diretta e immediata, politica e organizzativa, tattica e militare delle masse rivoluzionarie. Trotsky pretese quindi che almeno si fissasse una data definitiva per l'insurrezione. Insieme ai vertici del Partito Comunista Tedesco, l'esecutivo del Comintern, con a capo Zinoviev, studiava un piano per la rivoluzione, ma senza fissarne una data precisa. Quando si decise di mandare dei bolscevichi per aiutare i tedeschi a fare i preparativi concreti per l'insurrezione, il KPD richiese che fosse mandato Trotsky. Non erano al corrente dello scontro in URSS e della messa in minoranza di Trotsky da parte di Zinoviev e Stalin, che ovviamente rifiutarono. A inizio ottobre il KPD entrò nel governo della Sassonia con tre ministri. Uno degli obiettivi di questo era quello di dare le armi agli operai. Il governo della Sassonia aveva infatti riconosciuto e legalizzato le centurie proletarie, ma queste disponevano solo di 11.000 fucili.
Dopo aver boicottato in ogni modo la Sassonia, il governo nazionale decise di mandargli l'esercito per proteggerla da eventuali attacchi dell'estrema destra bavarese. In realtà era chiaro che lo faceva per deporre il governo SPD, KPD e schiacciare i rivoluzionari. Il comitato rivoluzionario clandestino del Partito Comunista fissò allora per il 23 ottobre la data dell'insurrezione. Come detto prima, però, nel resto della Germania il partito non aveva preparato la presa del potere, per esempio conquistando l'egemonia nei consigli di fabbrica e proponendoli come potere alternativo allo Stato borghese. Per il piano del Partito Comunista, quindi, era vitale che il 21 ottobre alla Conferenza Nazionale dei Consigli di Fabbrica venisse lanciato lo sciopero generale in tutta la Germania. Così il 21 si tenne quella conferenza, in cui però la sinistra socialdemocratica si rifiutò di proclamare lo sciopero generale. Non disse di essere contraria. Disse che però questa decisione andava rinviata, proponendo di fare una commissione per discutere come prepararlo, eccetera, eccetera, eccetera. In un attimo, quindi, il piano comunista di insurrezione si era completamente insabbiato. E quindi, mentre i vertici del Partito Comunista decidevano di abbandonare l'insurrezione, contemporaneamente l'esercito entrava in Sassonia. Radek propose di proclamare uno sciopero generale difensivo, senza insurrezione, ma la sua proposta fu respinta da Brandler. Così il governo SPD-KPD della Sassonia e poi quello della Turingia fu arrestato. La rivoluzione tedesca aveva perso senza combattere. Un capitolo della storia della Germania e del Partito Comunista si chiudeva. Con l'arrivo degli aiuti statunitensi, la situazione economica migliorava e si stabilizzava, anche se tutte le contraddizioni in seno alla società tedesca sarebbero scoppiate nuovamente dopo la crisi del 29. Anche in quel caso, purtroppo, il Partito Comunista non portò avanti una tattica, una linea, una politica rivoluzionaria, bolscevica e quella del fronte unico, e alla fine anche quella seconda occasione di crisi del capitalismo si trasformerà in una sconfitta storica e nella tragedia della presa del potere da parte di Hitler.